Vasco Rossi, Adriano Celentano, Gianni Morandi, Michele Placido, Alessandro Gasman, Nada, Lodo Guenzi, Francesco Gabbani, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Valera Solarino, Iax Tralicio, Ottavia Piccolo, Flavio Insigna, Carlo Verdoni, Paolo Virzì, Paolo Iannacci. No, non è il cartellone di un festival estivo, bensì gli artisti che, guidati da Stefano Massini e Piero Pelù, hanno portato la propria solidarietà in video alla UKN. Ieri sera, davanti ai cancelli della fabbrica, circa 1000 persone hanno potuto assistere ad un momento unico. Il mondo dello spettacolo incontra gli operai GKN. Stefano Massini, toscano di nascita, ha fatto una pazzia. Riunire fisicamente Pelù, Bobo Rondelli, Manitoba e l'orchestra multietnica ad Arezzo e tirare su un concerto di grande fattura umana, morale e che resterà nella storia. Ad aprirlo sono gli RSU, Dario Salvetti e Matteo Moretti. Questa è la tempesta che deve resistere ad agosto e riscaldare l'autunno. E poi il monologo di Massini, eccezionale nel toccare i punti chiave della campigianità. Mentre nasceva la pecora Dolly, nasceva la GKN. Via in un racconto vissuto sull'importanza delle persone, di lavoratori licenziati con un click, di fabbriche chiuse con un tasto, CTRL-C, CTRL-V. A seguire Piero Pelù con la sua gigante, è un messaggio chiaro. Facciamolo noi il fondo di investimento. E poi l'intervento del giornalista di La 7, Corrado Formigli, che via Zoom lancia un appello a FCA Stellantis. Fate pressione a me e Rosa affinché si sieda al tavolo e guardi in faccia chi ha licenziato. E ancora Rosamunda, l'inno del corpo sciolto con dedica a Carlo Monni, emblema di campigianità, manifesto dedicato allo scomparso Enriquez e il saluto. Una serata da sogno che resterà nella storia di GKN, di Campi Bisenzio e di tutti quegli operai che sia in platea che nei vari gazebo lungo il perimetro hanno controllato, non sentendo neanche una canzone. L'organizzazione ha gestito al meglio la parte Covid, le strade sicure con le forze dell'ordine a presidiare e ancora la sanità con la protezione civile e le associazioni impegnate per la sicurezza, e hanno salutato poi la platea spiegando le sirene. Quella di GKN è la lotta di tutti, quella delle persone che credono ancora nel lavoro, quello vero.